Se ti chiedi come riesca a vivere il momento, a riempire le sue ore senza essere vittima di inerzia, che riesce ad abbassare bene le barriere, assorbe ogni sfumatura d'amore. Non pensare che sia stato facile ascoltare ogni storia che le è stata raccontata, prendere giorno dopo giorno il buono di ciò che ha vissuto, iniziare a leggere ciò che non considerava e far proprie le poesie che prima neanche conosceva, lasciar da parte le cattive azioni, ripetere per 21 giorni ciò che riteneva giusto, così che diventasse un'abitudine. Perché il segreto della sua bellezza è essere leggera come il vento. Il segreto della sua bellezza è essere leggera come il vento. Il segreto della sua bellezza è essere leggera come il vento. Riesce a prestare attenzione perché tanta già ne ha, ed è vero è stato tanto allenamento, ma non preoccuparti che anche a 30 o 40 anni è sempre un buon momento per iniziare a prendere le cose, anzi no, lasciarle andare, incominciare a coltivare interessi che non esistono stagioni in quest'orto in cui si piantano emozioni che con cura e cuore poi si trasformano in passioni. E anche lei tutto questo lo sapeva, ma non temeva il cambiamento e sa dare il giusto peso ad ogni evento, cassare 10 e 100 più sconfitte senza il minimo lamento, e trovare anche qualche spicciolo da dar di resto, di resto. Perché il segreto della sua bellezza è essere leggera come il vento, come il vento. Il segreto della sua bellezza è essere leggera come il vento.